Passiamo quindi alla domanda successiva, le potenze. La potenza erogata dal generatore, quella dissipata dalle resistenze e quella immagazzinata dal solenoide e dimostra in generale che l'energia si conserva. Dovremmo dimostrare che tutta la potenza erogata dal generatore ideale viene in parte dissipata sulle resistenze e in parte immagazzinata nel campo B all'interno del solenoide. Il concetto di potenza è un concetto istantaneo, quindi queste tre potenze variano il loro valore da istante a istante. E il concetto di potenza significa quanta energia per unità di tempo, cioè in pratica quanta energia al secondo. Meglio ancora, siccome qui abbiamo valori che sono variabili nel tempo anche in modo abbastanza rapido, è meglio immaginare le potenze come quantità di energia, per esempio ogni microsecondo, ogni nanosecondo. Quindi in pratica quantità infinitesime di energia in tempi brevissimi. Già conosciamo la formula della potenza erogata da un generatore ideale, F per I, e anche la formula della potenza dissipata da una resistenza, R per I alla seconda. Qui R rappresenta la resistenza totale e quindi questo termine rappresenta tutta l'energia che viene dissipata in un tempo brevissimo, tutta nel senso su tutte e tre le resistenze del circuito, la resistenza interna del generatore, quella di carico e quella del solenoide. Per la potenza accumulata invece dal solenoide non abbiamo una formula già pronta, ma abbiamo invece la formula dell'energia UL, energia magnetica accumulata all'interno del solenoide, quindi accumulata nel suo campo B, dopo un certo tempo. Quindi non abbiamo quello che si può chiamare il tasso di accumulo, cioè quanta energia al secondo o al microsecondo il solenoide accumula. Invece abbiamo il totale dell'energia accumulata, che è questo valore qua, un mezzo L alla seconda. Allora, per sapere con quale rapidità il solenoide accumula questa energia, quindi la potenza di accumulo di energia, basta derivare rispetto al tempo questa formula qua dell'energia accumulata. E otteniamo perciò LII punto. Dunque sostituiamo questa espressione della potenza accumulata del solenoide nella formula di prima. Questa equazione dobbiamo verificarla. In pratica già sappiamo che è vera, perché sappiamo che si conserva l'energia, cioè che il generatore fornisce ogni brevissimo intervallo di tempo, diciamo ogni microsecondo, fornisce una quantità di energia che in parte è dissipata dalle resistenze per effetto Joule, quindi dissipata in calore, e la restante parte è accumulata dal solenoide. Lo sappiamo, però la dobbiamo verificare in modo rigoroso. Quindi andiamo a sostituire le espressioni che abbiamo detto prima. Qui mettiamo il punto interrogativo per dire che dobbiamo verificare questa uguaglianza, e andiamo a semplificare la corrente elettrica che è presente in tutti i termini. Otteniamo quindi questa equazione e ci chiediamo se è vera. Portiamo questo termine a sinistra e abbiamo ritrovato esattamente l'equazione differenziale del circuito RL. Infatti abbiamo la FEM del generatore, la FEM autoindotta dell'induttore e poi la parte dissipativa. Quindi abbiamo ritrovato la stessa equazione differenziale che abbiamo visto, che abbiamo scritto nella prima domanda dell'esercizio, o la seconda forse. Perciò la conservazione del bilancio energetico, quindi questa formula qui, è confermata, perché questa formula qui, fatte le opportune semplificazioni, si riduce all'equazione differenziale del circuito che noi già sappiamo essere vera. Qui ci sono degli approfondimenti che tengono conto del fatto che il generatore ideale eroga questa potenza qui, cioè quanta energia eroga il generatore ideale per ogni brevissimo istante di tempo, ma noi sappiamo anche che il nostro generatore non è ideale, è un generatore reale dotato di resistenza interna, quindi la potenza che realmente eroga tra i suoi morsetti, e i suoi morsetti sono da qui a qui, non è FI, ma bisogna togliere la potenza dissipata dalla sua resistenza interna, quindi bisogna prendere la potenza erogata dal generatore ideale meno quella dissipata dalla sua resistenza interna, quindi questa è la potenza erogata dal generatore reale, che può essere anche scritta così. Allo stesso modo la potenza accumulata dal solenoide
se fosse un solenoide ideale, sarebbe la formula che abbiamo scritto prima e rappresenta quanta energia al secondo, meglio al microsecondo, il nostro solenoide accumula. Ma il nostro solenoide non è ideale, è un solenoide reale, quindi bisogna togliere a questa potenza accumulata la potenza che il solenoide dissipa in calore per effetto Joule, per colpa del fatto che il solenoide reale ha una resistenza interna RL. Dunque queste sono le considerazioni che bisogna fare per distinguere gli elementi circuitali ideali da quelli reali, e in particolare il generatore ideale e il generatore reale, il solenoide ideale e il solenoide reale. Abbiamo quindi risposto anche a questa domanda sul bilancio energetico del circuito RL in fase di chiusura di interruttore.